conferenza di oggi ha l'obiettivo di presentare la nuova stagione lirica di balletto, la stagione del 2023. Siamo particolarmente felici di farlo il 29 di luglio, credo che non sia mai successo, forse la prima volta nella storia che la stagione lirica viene presentata con così grande anticipo, e c'è una motivazione. Diciamo, abbiamo cercato di fare questo sforzo e voglio ringraziare il maestro e tutto il suo staff, tutti coloro che hanno lavorato alla stesura di questa proposta, che è stata approvata avantieri dal consiglio di indirizzo. Lo dicevo, c'è un motivo, l'obiettivo, diciamo, il motivo per cui abbiamo anticipato in maniera così consistente è quello di provare ad avere più tempo possibile per creare interesse nei confronti ovviamente degli appassionati, quindi dare delle comunicazioni tempestive in modo tale che tutti si possano organizzare, per cercare di riportare quanto più del pubblico storico in teatro, ma anche avere lo spazio per poter fare la giusta comunicazione, la giusta informazione verso il nuovo pubblico, un'attività su cui ci siamo concentrati, diciamo, già in quest'anno, diciamo, primo anno post pandemia, ma vogliamo ovviamente continuare per offrire a tutti i cittadini cagliaritani e non solo la possibilità di avere piena conoscenza di quello che si sta facendo. Come vi dirà poi il sovrintendente, una stagione importante, una stagione più ricca del passato, che testimonia ancora una volta il grande sforzo che sta facendo da alcuni anni il teatro e tutti i lavoratori, che crea anche una serie, che porta, o meglio, anche una serie di proposte molto, molto popolari, perché soprattutto sull'opera ci sono una discreta quantità di opere che incontrano sempre il favore del pubblico, che hanno anche alcune caratteristiche sempre specifiche del teatro lirico di Cagliari, quindi quella di fare anche qualche opera che aveva un po' di polvere sopra, perché non si faceva da diverso tempo, no, e non è che non si facesse al Teatro Lirico di Cagliari, ma in generale non si faceva sui vari teatri italiani, e che può contare anche su nomi di grido importanti, sia dal punto di vista dei registi, sia dal punto di vista dei maestri, dei maestri e direttori, sia dal punto di vista ovviamente degli interpreti e dei cantanti. Quindi questo ci fa ben sperare che possa incontrare la soddisfazione del nostro pubblico, che possa essere un'occasione di rilancio per il teatro. Aggiungo un'ultima cosa, perché è una cosa sulla quale stiamo lavorando, poi magari lo dirà anche il maestro. Stiamo cercando anche di far sì che, oltre all'attività tradizionale del teatro sul territorio, quindi con già diversi concerti che sono stati realizzati in comuni della Sardegna, di fare anche una programmazione sul territorio in città, perché ci piace che ci si possa aprire ovviamente all'incontro con i cittadini, anche quelli che possono apparire un po' più distratti, e si possa portare nelle nostre piazze un po' di cultura. E poi ci sarà anche un evento che ci verrà coinvolti a livello internazionale, che è un evento sicuramente importante e nuovo per il teatro. Sono tante belle novità, ripeto, e speriamo che possano essere di spinta e di buon viatico poi per una buona stagione anche dal punto di vista della partecipazione del pubblico. Inauguriamo come al solito con un titolo che non è dei titoli più popolari certamente, però rientra un po' nella tradizione del Teatro di Cagliari, avviata non da me ma che io voglio seguire ben volentieri, cioè una tradizione di inaugurare il teatro con una proposta inconsueta, una proposta rara, una proposta trascurata, che non può non incontrare il favore di tutto un pubblico, il pubblico che frequenta
il nostro teatro, però ci dà sicuramente una visibilità internazionale sovente, anche perché ci consente di fare ad esempio delle registrazioni, così è avvenuto per La Bella Dormiente, così è avvenuto per l'opera di Marinuzzi, La Palla dei Mozzi, così è avvenuto per la Cecilia che abbiamo proposto lo scorso anno, Cecilia di Refice, opera bellissima che è stata apprezzatissima. Quest'anno appunto proporremo La Gloria di Cilea. Francesco Cilea è l'autore che tutti conosciamo dell'Arlesiana e dell'Adriana Lecouvreur, ma ha scritto anche La Gloria, sempre queste opere, scriveva sempre opere con protagoniste femminili. Gloria è un'opera che è andata per la prima volta alla Scala, tra l'altro con un cast stratosferico, perché c'erano Nazareno De Angelis come Aquilante dei Bardi, cioè il padre di Gloria, c'era Pasquale Amato, baritono famosissimo napoletano, come nella parte del fratello di Gloria, c'era Zenatello, quello che ha inventato il tenore Zenatello, quello che ha inventato il Festival dell'Arena di Verona, e la Gloria stessa era Salomea Grushenitsky, quindi abbiamo detto tutti i nomi celeberrimi e celebratissimi che per indicare dirigeva Toscanini, ecco, per indicare l'importanza che ebbe il titolo, e fu un flop completo, per cui l'opera fu ripresa, è stata rimaneggiata, tagliata lungamente, però non è mai riuscita a decollare. Quindi noi la riproponiamo perché è giusto anche proporre i titoli, quei titoli diciamo minori di autori più importanti, e Gloria in questo senso è una proposta che ci sembra piuttosto interessante. La regia è stata affidata a Antonio Albanese, lo conoscete tutti, è un regista cinematografico eclettico, perché spazia dal cinema virgolette comico anche a un cinema di impegno, un cinema di riflessione, un cinema interessante. È stato qui da noi già per il Don Pasquale, e quindi ritorna con una nuova produzione. Lui è entusiasta di questa proposta, e Antonio Albanese, e il direttore sarà Francesco Cilluffo. Francesco Cilluffo è un po' uno specialista del repertorio del verismo, lavora molto in Inghilterra, ha diretto tantissimi titoli di questo repertorio, per cui è stato un po' gioco forza pensare di invitare lui come direttore. Il cast vede la Anastasia Bartoli che abbiamo potuto apprezzare recentemente nei Pagliacci. Dopo La Gloria di Cilea cambiamo totalmente registro e passiamo alla Cenerentola di Rossini. La Cenerentola di Rossini, che mancava da un po' di anni in una nuova produzione qui da noi, che proponiamo in una produzione con la regia di Leo Muscato, un allestimento fatto a Bonn. Leo Muscato lo conoscete tutti, ha fatto l'inaugurazione, la regia della nostra inaugurazione della Cecilia di quest'anno, della stagione passata, o in corso per meglio dire. Gli abbiamo proposto anche un altro titolo, vincitore del premio Abbiati, nonché probabilmente inaugurerà la Scala con una sua produzione il prossimo anno. Subito il sindaco faceva accenno a un evento internazionale, diciamolo subito: il teatro andrà in tournée in Oman alla fine dell'anno. Saremo in Oman e proporremo l'Elisir d'amore, il nostro Elisir d'amore, a Muscat, al teatro di Muscat, dove quindi ci trasferiremo con tutte le masse artistiche e tecniche e tutti quelli che saranno necessari per poter realizzare lo spettacolo. Quindi questa è una indicazione importante, possiamo dirla ufficialmente, che appunto il teatro si farà questa tournée in Oman con l'Elisir d'amore.